quello che mi raccontavano i miei nonni, principalmente, e il babbo, mamma, ecco. E mi dicevano, tutti mi dicevano che appena arrivavano gli americani sparivano da cominciare. E io mi domandavo, scusa, sono arrivati gli americani, non so dove arrivare, no? Se si deve il film arrivare, lui no, no. La roba sparita a mangiare e non si mangiava solo guardapietre. Vabbè, questo discorso mi è rimasto qui e poi piano piano, questo per una parte mia di ricerca con le ferrovie, ho trovato che a Roma c'è l'archivio centrale dello Stato, ha dei documenti della cosiddetta amministrazione militare alleata, AMG. E c'ha tutti i documenti che noi delle ferrovie abbiamo buttato via, no? E loro invece ce l'hanno, sono le lettere che noi scriviamo, loro ce l'hanno tutte. Piano piano tra tutte queste documenti ho trovato anche cose che non c'entrano niente, però c'è scritto rifornimenti alimentari. Rifornimenti, c'è delle lavori pubblici. Sono organizzati molto bene gli americani, sono organizzati a livello di regione, provincia e comune, a differenza dello Stato Savallo, che era solo provincia e comune. E piano piano ho cominciato a prendere dei numeri e poi ho fatto le divisioni con la popolazione. Effettivamente non sotteneva niente. Allora, vieni fuori su queste piccolezze e ti accorgi della differenza tra prima e dopo il passaggio del fronte, te la accorgi su una serie di documenti strani, per statistica, perché non c'è nessuno che abbia ottenuto un ordine preciso di quello che stava succedendo. Si fa veramente per statistica, si prende dei documenti e poi si fa un raffronto. Uno dei compiti dei comuni, uno dei compiti misconosciuti dei comuni è l'annona. L'annona è il rifornimento alimentare. I rifornimenti alimentari, in realtà però, è una cosa un po' troppo complicata per un ente tipo comune. Non li hanno mai fatti. Non li hanno mai fatti perché già dall'Ottocento un ente privato che non c'entrava niente con i comuni, cioè il consorzio agrario, fecero una federazione e da quello che erano, cioè dal Banca del Popolo, che te andavi e avevi bisogno di una zappa, allora ti facevano il credito per comprarti la zappa, o ti garantivano l'acquisto del raccolto a un prezzo concordato, già a ottobre ti garantivano l'acquisto del prossimo anno a un prezzo concordato. Ecco, questi qui garantivano a livello nazionale la distribuzione delle eccedenze del mangiare, in particolare del grano. È un sistema che funzionava bene da solo, senza particolari problemi, e lo Stato ci si è attaccato a questo sistema e l'ha sempre utilizzato in caso di bisogno per rifornire la popolazione in caso di disastro. Questo è durato fino a quando sono durati i consorzi agrari, cioè fino agli anni 80, che non male il sistema andava, anche se con molta corruzione, ma andava. E negli anni 30, nei tardi anni 30, addirittura venne anche nazionalizzato, anche se non di diritto, i consorzi agrari vennero portati tutti sotto un ente, diciamo, statale, a tutti. Anche se non di diritto, ecco, rimasero ufficialmente fermi. I consorzi agrari però non potevano fare miracoli, perché la produzione annuale di grano in particolare è sempre stata minore del consumo, tranne un anno solo, che fu nel 36, se ricordo bene, tutti gli altri anni si è sempre importato grano. Quindi quando sono stati problemi, in particolare nella seconda guerra mondiale, quando sono cessate le importazioni di grano dall'Argentina e dagli Stati Uniti, che erano i principali fornitori dell'epoca,
venne imposto il metodo del controllo della spesa, del consumo della spesa. Il controllo del consumo passò ai comuni, passò a questo famoso ufficio Annona, ed era in pratica l'ufficio Annona si limitava a registrare il quantitativo del fabbisogno, a trasmetterlo alla consorzio agraria, e i consorzi agrari davano quanto potevano, che ovviamente non era il consumo reale, e si basava su quelle famose tessere, che dopo vi farò vedere tra alcune cose. Questa fu la prima cosa che c'è. Appena passato il fronte, tutta questa organizzazione che c'era saltò, e saltò per due motivi indipendenti l'uno dall'altro. Il primo fu la nuova amministrazione, che erano gli americani. Il secondo fu una cosa che è proprio di questa zona, che non tutti gli altri zone d'Italia hanno avute, ma è la cosiddetta operazione strangolo. L'operazione Strangle fu un'operazione fatta dall'aeronautica americana per vedere di sfondare il Cassino. Gli effetti li potete vedere, che noi ci siamo avuti, di queste due lettere. Questa che avete visto per qui dietro a me è una lettera del febbraio del 1944. Il comune di Montopoli chiede semplicemente un prestito di un giorno al comune esaminato, mi date un camion, ho bisogno di un po' di carbone. Guardate la lettera successiva, questa è un ordine interno dell'agosto del 45, in cui il comune internamente chiede di comprare la legna da ardere per le scuole. Visto in considerazione dell'elevato costo del prodotto, l'assegnazione deve essere ridotta ai minimi termini. Quindi non c'è più camion, carbone, e neanche denaro per comprarli. Saltò tutto, saltò anche molto di più. Saltò anche quello che era l'organizzazione della famiglia, perché poi vedrete quello che succede. E queste cose piano piano sono arrivate a prendere sempre da piccole. Queste sono le famose tessere. Queste tessere qui, per dirvi, sono state semplicemente conservate perché erano il retro di lettere scritte nel 46. 45-46, non c'era più neanche la carta da lettere. Il sistema di far tirare la cinghia alle persone, cioè di mettere a dieta tutti gli effetti, funziona se c'è un controllo del territorio, se l'ammasso obbligatorio, cioè se si può prendere il raccolto, tirarlo fuori ai contadini e portarlo all'ammasso per chi non coltiva, noi abbiamo cercato. Funziona se c'è un controllo del territorio, però ora vi può vedere queste, questa è la tessera delle mucche, la semola per le mucche. Spegne la luce, perché non si vede. Sì. No, ma questa è la tessera delle mucche. Per dirvi, questa tessera qui è del primo del luglio del 44, quindi non fu distribuita semplicemente perché crollò il comune a tutti gli effetti, quindi non è rimasta direttamente per questo motivo. Ecco, ora chi doveva controllare che i raccolti non finissero nel mercato nero, erano semplicemente, parliamoci chiaro, la polizia era sul territorio, il corpo carabinieri e vicino di Pane, non c'era altro. Allora, questo è un comune che ha 120 km di strade. Questa è una lettera, questa è del territorio, in cui si cominciano a chiedere la consegna delle tessere, che si utilizzava proprio un sistema di farle tipo lettere raccomandata, dice qui si impone farlo fare al comune. Ecco, questa invece è da gennaio che si comincia a chiedere, da 43 che si comincia a chiedere i fascioni delle biciclette, perché i vigili urbani potessero andare a controllare il territorio, l'ufficio Annona potesse andare a mangiare lì. Non venne mai evasa nessuna.
nessuna richiesta del genere. Quindi controllate 120 km a piedi e senza scarpe, perché non avete fatto nemmeno una richiesta di scarpe. Ora, quello che successe, l'effetto dell'operazione strangolo, l'operazione strangolamento, venne fatto con una cosa un po' diversa rispetto ai bombardamenti che venivano fatti in quel momento. Fino alla primavera del 44, i bombardieri partivano dal sud d'Italia, volavano in formazione e cercavano bersagli abbastanza grossi. Poteva essere alla fine del giorno, poteva essere uno scalo ferroviario. Non San Milano lo guardava nemmeno. Già Empoli, la stazione di Empoli fu un bersaglio piccolo. Dal 44 invece quest'idea dell'aviazione americana fu quella di adottare dei caccia, erano i B-47, il modello Thunder, il rombo di buono, per sparare a piccoli bersagli. L'ordine era attaccare anche il singolo camion, il singolo ponte. Non si va quindi a entrare nella grande produzione, ma nella piccola produzione. Fu un mezzo fallimento per quanto riguarda l'aviazione americana, perché non arrivarono mai a interrompere il flusso dei finanziamenti, dei fornimenti a Cassino. Però l'aviazione americana cercò di pubblicizzare, per dire siamo bravi. Questo fece un film addirittura. Questo film, ora se lo potete prendere da internet tranquillamente, in inglese la voce è quella di James Stewart. Era un pilota di questi aeroplani da caccia. Vi fa vedere più o meno, questo deve essere al minuto 1 circa. Questo è l'Italia che loro trovarono, cioè in cui resero, diciamo. Queste sono immagini prese con cineprese professionali, e sono riuscito piano piano a mandare in pelle la sera dopo cena a trovare anche diversi punti dove erano già stati girati. Questo no, ecco, questo del bambino no. Siamo vicini al mare, ma non so dove. Poi vi fa vedere più o meno quello. Questo è l'Italia dall'alto? No, questo si vede a un certo punto l'isola del Giglio. Questo è l'isola del Giglio. E altri punti. Si vede. Questo è il Giglio. Si vede Pianosa. Su internet potete trovare l'archivio di Stato americano dove fanno vedere i filmati originali. Trovate, questa è la cascata di Marmore. Trovate anche i pezzettini che sono stati adottati iniziali, cioè il girato, che non è finito nel film. Questo lo vedo. Poi c'è Samiano, non c'è neanche Pisa. E ora questo è Città di Bagno del Regio. Questo punto non lo so, provate a guardare quella tira di Trebbe, se qua si andiamo anche da Siena, non mi voglio più trovarlo. Invece, dei pezzi che non finivano nel film, ma che vi fanno rendere conto di che condizione era l'Italia, questo è Terni, la stazione di Terni. Ecco, com'era la situazione d'Italia? Questo è Pisa, per vi far vedere. Questo è il girato, cioè quello che venne adoperato di continuo. Questo è il gasometro di Pisa, siamo prima della stazione all'ingresso, questa è la scuola di Arso. Ora ci si alza un pochino e si deve entrare nella stazione e poi si va a sondare, no? Quello è il ponte della ferrovia e questo è poi sono i passati sulla torre. Questa è la prima cosa per far vedere più o meno com'era. In queste situazioni si aveva ancora un certo tipo di servizio da un punto di vista di ferrovie. Le gomme ormai erano sparite, ormai l'avete già capito. E c'è Livorno che dà un'idea ancora di più di come doveva essere.
ricognizione sulla riforma convertata, che è più importante perché tutti i rifornimenti poi arrivano alla riforma. Io purtroppo questi li vedete. Qui siamo prima di riforma San Alberto Cecina, almeno suppongo, poi dopo si vede dalla Furia, si segue, hanno seguito tutta la filologia dell'Aurelia riformale, e poi si dovrebbe vedere sono i Dakota, il trasporto. Ecco, queste Calafuria sono, questa è la situazione in cui era l'Aurelia, la ferrovia e l'Aurelia. Poi si vede la Catena Navale e si fa un giro molto lungo, e questa è la Catena Navale. Poi l'aeroplano si alza e fa un giro sul porto. Qui siamo quasi alla, anche alle navate, anche all'Orlando, la diga forana, questo è il porto, queste due navi affondate, anche sulla diga forana ce n'è qualcuna, l'ingresso è il porto, questa è la vetreria Polma, ora si vede la raffineria, no, questa è ancora la fabbrica di isolatori, Ponte Genova. Questa è la raffineria dello Stamic e si rientra, siamo una volta la raffineria, rientrando qui verso, ora si sta tornando verso il Livorno, verso, prima si andava verso nord, ora si sta andando verso sud. Sì, e questa è la stazione e questa è... questa, ecco, ora si vede la centrale termoelettrica, questa è la zona del porto, il porto vecchio, porto medicino, il silos, e ora si vede la centrale termoelettrica, tutta verde. Questo è un incrociumano, questa è la Borma, la zona industriale, qua c'è un pastificio e questa è la centrale termoelettrica. Questa è la situazione in cui venne lasciata l'Italia dai tedeschi che andarono via. Da questo portati i tedeschi ne approfittarono anche un'altra cosa, e cioè che portarono via gran parte delle infrastrutture che potevano lavorare. Il rame, sempre stato caro, non lo so tutti, ma presero anche molte altre cose a sacrificio, il filobus, il tram, parte del materiale ferroviario. Quello che gli riusciva venne portato. Quando arrivarono gli americani, si trovarono davanti un paese che era veramente affamato. Gli americani, appena arrivarono, crearono questa AMG, questa amministrazione militare alleata, e imponeva i propri sindaci. La AMG era tale che non c'era lo Stato italiano, si faceva riferimento solo agli americani, e addirittura, non so se lo sapete, ma il referendum del 2 giugno del 1946 non si votò nelle province di Bolzano, Trieste, Gorizia, oltre a quelle dell'Istria, semplicemente perché erano sotto amministrazione americana. Gli americani si rifiutarono di fare la votazione. Per svolgere le votazioni. La prima cosa, il primo contatto tra gli americani nell'immediato c'è per tre giorni qualcuno che ha distribuito del grano e della farina alla popolazione, non si sa bene a che titolo, probabilmente ha scritto su questo foglio. Questo quantitativo di chi l'aveva consegnato, semplicemente per dimostrare, signori, io ho dato la mangiare, però non cercate, non l'ho rubato.
appena proprio al fuoco, immagino. Sì, io non sono molto bravo su queste cose. Comunque, c'è una lista di nomi che io onestamente non conosco, ho domandato al Babbo e non risultano fornai. Non si sa bene a che titolo abbiano preso queste quantità di grano e farina. Però diciamo è l'unica prova che è stato dato qualcosa ai civili in quei giorni. Ora andiamo, gli americani appena arrivano mandano una bella lettera in cui dicono la finalità dell'amministrazione della MG è quella di far continuare la guerra all'esercito americano. Quindi noi, purché voi state tranquilli, purché voi non ci mettiate bastoni tra le ruote, continuate pure a fare quello che facevate anche prima. Vi si fornirà della roba a pagamento. Questa è la parte importante. Fino all'UNRWA tutte le forniture degli americani furono regolarmente pagate e in contante la consegna. Non c'era fatture a 90 giorni o d'altro. Questa è la prima lettera che viene in comune e i primi giorni che arrivarono gli americani consegnarono qualcosa. Senti, queste sono le consegne e se si divide per quel mese su una popolazione di 20.000 abitanti, forse in comune c'era qualche cosa di più, e si divide per i giorni, si vede che erano razioni da campo di concentramento. Farinace 101 grammi, nei campi di concentramento erano 75. Non paragonare. E notate anche altre cose, tipo quantità di liquore. Carne 4,87 grammi a persona, minestra 3,15. E l'unica cosa decente era il sale, 20 grammi a persona. Tutto il resto erano quantità misere. Come campava la gente? La prima cosa fu quella di cercare di fare il raccolto. E questo a questo punto bisogna dargli atto al comune che l'ufficio in una cominciò a funzionare. Per quello che deve fare, cioè cercare roba da mangiare. Il consorzio agrario non c'era più, la capoluogo della provincia a luglio, gli americani erano lì, gli americani arrivarono a Pisa a settembre, quindi non c'era nessun riferimento per cui chiedere, domandare e bussare. Si arrangiarono e fecero il raccolto del grano. Il raccolto del grano venne fatto a fine agosto 44. Giugno e luglio, grazie all'operazione Strambo, non viene fatto niente, perché tutti gli assembramenti arrivavano in bombardiere e sparavano. Queste sono le prime cose dell'ufficio Arnona. Questa è la lista delle mucche fattrici, nutrici, viventi. In realtà dice la quantità, io stimo che possano essere una trentina a giudicare da qua, al massimo, tra 30 e 40 mucche in tutto il comune. E sono 154 litri di latte a persona, venivano tutti riforniti dalla latteria Branzi, diviso 3.000 bambini sono 50 grammi di latte a persona. Il grosso delle forniture ce l'avevo comprato proprio, ce l'aveva 8 litri al giorno. Chi ce l'aveva 8 litri? Il Lofranco. A meno non c'è per dirvi quello che più o meno si tira fuori da queste quantità, perché non c'è una delle prime cose che viene fatto, perché nel 1948-40 ho scoperto che vengono dagli americani, è petrolio. Questi suppongo che siano i trattori che sono presenti in comune a San Miano. A tutti viene dato un quintale 60 di petrolio, a qualcuno 3,20, suppongo ce ne avesse due di trattori, ecco, era semplicemente per quello. Questi sono i trattori presenti, sono tutte fattorie o persone che ho scoperto che sono trattoristi che lavoravano a conto terzi. Certo della Scala era, non ricordo bene. Grandi, diciamo, un trattorista, probabilmente erano tutte
o fattorie che avevano anche i nomi che trovate fuori, che trovate su Unione Santa Croce, Forconi, sono in realtà fattorie che avevano una proprietà anzianiato in comune. Quindi diciamo, con questo venne fatto il raccolto. Il problema a questo punto è cosa si fa del raccolto del grano, perché il grano bisogna macinarlo e la luce non c'è. Capocavallo magari, perché Capocavallo c'erano i tedeschi. I tedeschi andarono via a settembre, quindi non potevano, l'unico mulino che poteva andare era quello del mulin Debora, che era ad acqua ed era relativamente lontano dal fronte. E c'è una lettera molto curiosa, purtroppo non la potevo fotografare quel giorno. Una lettera della stazione Carabinieri di Casastrada che dice espressamente: il 2 settembre alla serra hanno finito di battere il grano a mano. Non c'è energia per mandare avanti il mulino, la popolazione è affamata, noi non si risponde di eventuali incidenti. Scritto molto, molto chiaramente. Questa è la situazione com'era. Che il mulino funzionasse, c'è questa prova qui. Avevano mandato un guardiano in maniera che non ci fossero furti o cose di questo genere, e lui aveva chiesto i soldi al mugnaio della paga, e il mugnaio ha chiesto lo storno di questi soldi pagati al comune, cioè gli ha dato 2600 spiccioli di lire, e quindi prendete, me ne è. Questa è l'unica prova che torna, perché andando avanti la logica funziona anche spesso. Ora, da un punto di vista agricolo ci sono tre grossi raccolti, bene o male. C'è il grano, c'è la vendemmia e c'è l'olio. La vendemmia, bene o male, si fa senza particolare polemica. La vigna si mette in cantina, quindi poi ci pensa, si pigia con i piedi o un po' con niente, quindi non c'è bisogno di una grande quantità di energia per farla, però l'olio sì. Quindi non si trova niente per quanto riguarda la vendemmia, tranne una denuncia degli spiriti, di fare la denuncia degli spiriti, ma no, quindi probabilmente la vendemmia viene fatta in automatico dai contadini. Invece già da fine i primi di settembre si cominciò a ragionare per richiedere il petrolio per l'olio, per i frantoi. Ecco, questa è la lista dei frantoi. Notate che si richiede chilogrammi 900 di petrolio e 10 di olio lubrificante di prima riga. C'è una quantità spropositata d'olio lubrificante. Qui ci ho ragionato un po', poi ci sono arrivato, semplicemente perché quello è del mondo delle bronzine. Quindi i cuscinetti a sfere avevano da venire ancora, e quindi bisognava andare sempre con la pulina a ungere di continuo, perché se no si grippava il funzionamento. I frantoi andavano con un motore solo, con un asse e poi tante grosse cinghie di cuoio. Qui c'è la lista di tutti i frantoi, ce ne sono addirittura 5 che andavano con motore a scoppio, normalmente. Tutti gli altri andavano a energia elettrica, o meglio, dovevano andare a energia elettrica, perché l'energia elettrica non c'era. E quindi si erano arrangiati quasi tutti o con la locomobile, o con il ciuco, oppure con il motore della Jeep, credendo a prestito qualcosa agli americani, cioè. Mettendo purtroppo non sono quelle che si vedono tra quelle della macchina fotografica questi sono tutti i frantoi con il funzionamento. In realtà c'è un'altra pagina, questa è la seconda pagina del posto. Si richiede 116 tonnellate di petrolio
blindato italiano Petroli, che forniva, diciamo, per conto degli americani olio e lubrificanti, e ne vennero concesse la bellezza di 3. Poi, a furia di raccomandazioni, urli e quant'altro, viene concesso un poco di più, si arriva su una trentina. Comunque la prima consegna fu di 3 su 150 richieste. Questo per dire quanto potesse essere il... questo è una delle varie richieste in cui si mandava una persona a Pisa, questo chip, a chiedere il petrolio. Questa era la situazione all'inizio, fino verso ottobre-novembre. Da ottobre-novembre la situazione cominciò a migliorare. Perché? Perché gli americani poterono cominciare a sfruttare la ferrovia fino a Livorno. Gli americani arrivarono dal Cassino a Grosseto in 3 giorni, in 5 giorni, da Grosseto a Saniato in un mese e mezzo, però tutti i rifornimenti alimentari che avevano, tutti i magazzini che avevano, erano verso Caserta e venivano riforniti dalle navi di Napoli o di Salerno. Portare, questo per darvi un'idea, ecco, portare un rifornimento alimentare in un comune, in una divisione, quindi sono 20.000 persone, all'epoca con il GMC 3 assi, con quei camion americani che avevano quelli famosi a 3 assi, quelli un po' più di cipponi, occorreva da Napoli a qui, in quelle condizioni occorreva 144 locali in funzionamento. Quindi gli americani non ne avevano così tanti, cercavano di darne il minimo possibile. A ottobre, il 2 ottobre, venne riattivata la linea fino a Livorno, a un binario unico, e cominciò ad arrivare qualcosa. Da metà ottobre venne riattivato anche il porto di Livorno, pian piano. A Livorno arrivava poca roba. A Livorno ci sono i bollettini di carico e di scarico, questo è la richiesta del CIP, come tutti, a differenza di tutti gli altri, dove c'è il petrolio c'è sempre stato quattrino, infatti questi arrivano lì stampati e l'altro scritto a macchina, quindi facendo circolare, solo che il quantitativo di merce che veniva dato ai civili andava dopo il quantitativo dovuto ai militari. Questo per darvi un'idea, questo è del luglio 45, si vede le quantità che per i civili e per i militari, ed erano circa un quinto, un quarto, quando andava bene, del movimento ferroviario. Questo era, diciamo, le cose base. Allora, sempre l'archivio di Stato a Roma c'è, lo potete prendere anche su internet, c'è l'annezzo, è stato messo completamente su internet. C'è il libro di carico e scarico del magazzino di Livorno, che rifornia tutta la Toscana, e c'è le quantità giornaliere che venivano fatte giorno per giorno e quanto ne venivano spedite ai vari magazzini di destino. Il nostro era Navarchio, di quello c'è addirittura anche la targa del camion che partiva. Purtroppo i magazzini di Navarchio, da Navarchio a qui, siccome è classificato come economia e non come trasporti, l'archivio di Stato ancora non ha digitalizzato la parte, quindi per andare a vedere dove andare a Roma non ho avuto tempo e sono, onestamente, guardare 1500 pagine non ho avuto parte. Ecco, per dire a che livello era la nostra situazione, era questa. Noi, diciamo, avevamo a disposizione quello che cascava da parte degli americani e non potevamo andare da nessun'altra parte per prendere quello che avremmo voluto prendere, anche in fase di libero mercato. Questa ce l'ho messa, è una curiosità, ma ce l'ho messa. Voi avete presente in Freccia Rossa, no? Ci vuole un'ora, 90 minuti per arrivare a Roma, un treno di un quarto d'ora, di due compagnie diverse. Questo fu il primo treno riservato, lasciato dagli americani ai civili per andare a Roma. Un percorso un po' lungo, si partiva verso le 16 da Firenze, si arrivava alle 7.45 a Roma Termini, dopo un bel giro via Pisa, Livorno, con le Salventi e tutta la costiera. 3 volte la settimana.
perché era un servizio di posti a sedere. Perché normalmente l'unico servizio che c'era, e cioè Samineato, Firenze, giornaliero, non si andava a Pisa, eh? Si faceva con questi, con i capimenti. Ci sono a Roma, ci sono segnate esattamente tutte le richieste dell'orario del treno dei viaggiatori, il numero di carri presenti, il quantitativo del carbone da consumarsi e anche se veniva fatto o meno, perché se non veniva fatto non so di niente. Ora, c'è anche da distribuire le cose, perché un conto che fate arrivare è un conto di distribuirle. Una delle cose che fecero gli americani fu quella di nazionalizzare tutti gli autocarri presenti. Anche qui io molto probabilmente Pisa è finito su economia, non è finito sui trasporti, Siena è finito sui trasporti, si vede meglio. Però crearono il cosiddetto track pool, gruppo autocarri. Questo gruppo autocarri, chi aveva un camion che finiva in questo gruppo autocarri, prendeva ordini giornalieri con la bolla e la distinta, finisce lì. Questo è il gruppo autocarri di Pisa, 24 autocarri per tutta la provincia. Questo è quello che consegnavano al giorno e poi ho fatto uno specchietto. La riga di sopra sono le tonnellate, la riga di sotto sono i quantitativi in grammi a persona. 233 grammi di farinacei, 6 grammi di vegetali, vegetali gli americani intendono sempre la frutta fresca, la verdura fresca, quindi quella forse si trovava, 14 grammi di olio d'oliva, 13 grammi di altri alimentari. C'è anche due cose che vi devono fare un po' pensare. 4 grammi di fertilizzanti e 47 grammi di carbone di legna a persona. Come si cuociva la roba? Con quello. Cioè, per dire, questa è la distribuzione, quello è un cerino, non è un fornello, Cioè, le quantità davvero sono misere, veramente. E queste sono luglio 45. Cioè non è che sono dell'immediato, quello dell'immediato non esistono. Allora, ci si arrangiava un po', tutto quello che non era stato nazionalizzato andava avanti col gassogeno. Chi è che ne sa, magari non lo sapete, ma si poteva, chi, diciamo, ne ho parlato prima, qualcuno, il gas illuminante si ottiene distillando il carbone. Dal carbone si ottiene questo gas per buttare in un motore, meno male funziona. Ha una resa termica un quinto della benzina, però diciamo gira ancora. In pratica si tratta di fare due cocchiere su un camion. Immaginatevi già che inquinamento ci possa essere, su una cosa di questo genere. Questi sono due modelli di peso della Formella, ma vanno male. Meno male i camion andavano. Ma c'era una cosa che non andava, le gomme. Non c'erano gomme. A Siena sono estremamente precisi e dicono, noi ci sa 121 mezzi, di cui 44 fermi per gomme e 4 fermi per batterie. Mancanza di questo non gira. Una gomma valeva più di un mese di stipendio. Ora avete già capito come si è campato in Toscana in col mercato. Il mercato nero c'era prima e c'era dopo. Ora, a questo punto, da chi ci si riforniva? Dagli americani. Guardate questa qui, vi pare un dollaro questa moneta dietro o no? C'è scritto un dollaro. C'è scritto un dollaro, però se avete presente un dollaro come è fatto, c'è una differenza, c'è una macchia gialla, quello stemma è giallo. Ecco. Il dollaro normalmente è un verde azzurrino. Quel verde azzurrino è un colore di sicurezza brevettato dalla zecca americana, eccetera. Bene, allora, la zecca americana, perché erano veramente svegli, dice, se prendono soldati, prigionieri,
gli tolgano le monete che hanno e poi le possono dare per comprare merce di contrabbando oppure per dare delle spie. Quindi noi gli si dà questi dollari particolari che valgono un dollaro a tutti gli effetti nel circuito legale dell'esercito, non valgono niente al di fuori. Se vi trovavano con una moneta del genere, andavate in banca a barattarla, se andava bene era furto e uno se la cavava con la galera, se andava male era spionaggio e se la poteva vedere con potere di esecuzione. Quindi molta attenzione a spendere questi banconote. E per tutto il resto, gli americani hanno stampato le cosiddette armadie che sono qui sotto, una delle tante. Ne stamparono così tante che crearono un'inflazione esagerata, che sempre dai documenti si vede che prima del passaggio degli americani, cioè a marzo del 44, ci sono le ferrovie, ogni tanto c'entrano, però, che scrivono al sindaco per cercare una vedova di un ferroviere per dargli dei soldi e gli danno la liberazione 13.000 lire. Bene, nel 45 c'è una lettera interna del comune in cui si riaccomoda una pompa, perché è tornata l'energia elettrica, riavvolgere la pompa 4.000 lire. Pensate, una pompa da un cavallo e mezzo, cioè non un attrezzo da giardino, ecco, mezza liquidazione, un terzo di liquidazione di un anno prima. Questo è quello che avviene. Allora, gli americani erano molto organizzati, avevano alcune cose un po' strane in particolare. Tipo, quando cominciò la guerra, nel 41, erano vestiti ancora come la prima guerra mondiale, con il mettino inglese e altre cose. Allora loro presero, si accorsero che così non potevano andare avanti, presero migliori, diciamo, fornitori dell'esercito, richiusero una stanza con una bilancia e gli dissero: il soldato non può più portare più di 32 kg, se ricordo bene, nel libro, una cifra di questo genere, con peso, deve avere tutta questa lista di roba, va arrangiata. Quando tutta questa lista sta in 32 kg non gli si paga. E loro tirarono fuori e dietro la divisa degli americani, che avete sempre visto, immagino, insomma, che vista nei film, dall'elmetto al tacco delle scarpe, ecco, era comprensivo di tutto. In tutte queste cose c'era una scatolina tonda, così. Questa scatolina tonda sopra, ora vi fa un po' sorridere, c'era scritto, dice: aprire e mettere, adoperare le parti interne per impermeabilizzare l'obturatore del Garand quando piove. Del Garand, l'obturatore del fucile. Ora, in realtà uno l'apriva e trova un profilattico, cioè della serie, no? Questo, ecco. Allora a questo punto, ecco, il problema era questo. Gli dicevano semplicemente, Bala dice: noi siamo una democrazia, Roosevelt è un presidente, ha bisogno di voti. Ci sono qua, quelli, c'è la Lega di Prevenzione del Vizio, c'è tutte queste altre cose. Quando si è scoperto che si dà la preservativa ai soldati, sono incavolati. Allora hanno detto, dice, allora lui ha detto, va bene, dice, scriveteci che per il Garand, però, diciamo, non vi si avvisa, se vi si trova con una malattia venerea, non vi si manda all'ospedale militare. Rimanete all'infermeria del reparto e al tedesco gli spiegate voi che ci avete la febbre. Come tutte le cose in Italia sono molto chiari, precisi. Poi dice: questi sono quelle pallottole, ne siete a 5, se le consumate ne siete altri 15, 20, non vi preoccupate, non sono. Però, figurarsi, non mi ha dato questo, non avevano dato tante altre cose, e non avevano dato... quindi questo è dove potevano spendere quei soldi, e non c'erano i casini da campo, che anche il nostro minimo esercito ce l'aveva, gli inglesi li avevano tutti gli effetti, anche se non li pagavano. Quindi loro si trovavano ad avere dei dollari, che valevano un dollaro a tutti gli effetti, che potevano spendere solo qui. Questo è il bar dei soldati e questo è lo spaccio dei soldati. Queste fotografie prese, era nella direzione generale delle ferrovie dello Stato a Roma, era un lusso.
cioè non era lo spazio da campo che poteva trovare la divisione veramente qui. Ecco, qui ci trovate, si vede che con la rete di gradimento si legge, c'è razioni supplementari, scatolette di tonno, sigarette, c'è 7-8 tipi di sigarette, carta da lettere, però diciamo i liquori erano contingentati, un bicchierino al giorno. Quindi ora gli americani a questo punto si trovavano in tasca una valangata di soldi, perché hanno pagato molto bene rispetto, erano soldati che hanno pagato meglio di tutto l'esercito alleato, circa una volta e mezzo gli inglesi, ma anche di più, cioè. Quindi avevano un pacco di soldi che erano carta, quindi gli effetti, e loro di cuori e donne non potevano averli, quindi dovevano fare contrabbando. La prima cosa che durò fino al fine 44, inizio 45, fu quella di rubare la roba da mangiare. Quindi andavano al magazzino, gli davano una bella prosciutto cotto, portato fuori dal magazzino, quello era oro colato. Gli italiani pagavano in lire e con quello avevano merce di scambio. Questo fu l'inizio. Questo e siccome ora sapete riconoscere questo posto? È San Miniato. Vediamo un po' se qualcuno sa riconoscere. C'è scritto off limits. Francisco, nella via di Cortesano, a casa San Domenico. Esatto. È l'ultimo posto. C'è scritto off limits. C'è la fine. Metti un po'. C'è la fine. Allora, poi c'erano sempre i soldati che venivano e ci portavano le ragazze ci portavano cioccolato, quindi la situazione. Era questo, perché gli americani non volevano che andassero nei bar, esatto. Non volevano che andassero, in realtà venne messo anche su una casa di piacere saminatese, non vi dico i nomi, però c'era. Ecco. Questa parte qui, se li trovava dentro l'MP e usciva col manganello che non fava, e questo era, diciamo, quindi loro dovevano fare di contrabbando a tutti gli effetti. Avevano queste giubbone bianche, il casco bianco. Il casco bianco, l'MP sì, il manganello bianco. Cioè, perché l'MP, la divisa dell'MP è sul manganello bianco. Tra gli americani e noi, sempre nell'archivio comunale c'è diverse parti interessanti. Molto curiosa è sempre la carabinieri di Casastrada, che trovano degli americani con un camion al mulino a Corazzano. Arrivano lì, questo carabiniere si ammosca qualcosa. Li fa tornare la sera a riprendere il grano macinato, torna, lui li aspetta con le MP, gli va dietro, e questi stavano a casa di un contadino e li aveva adoperati per mandare il grano a macinare, il grano contrabbando. Sequestrano il grano, ovviamente, tante altre cose. Di queste cose qui ce ne sono veramente poche, perché in realtà tutti chiudevano tutti e due gli occhi. Ecco, la seconda cosa in cui ci fu il contrabbando, e questo dovrà essere il più, furono le donne. Questo è l'autorizzazione ad operare per le donne americane, c'è il numero del diplomatico, è sopra. Se vi trovavano con le gomme americane senza questo, uno finiva direttamente sui mattoncini, se c'erano, se no gli tenuti levavano la gomma, lasciavano il camion fermo e non se ne parlava più. Questa cosa qui fu aggravata qui da noi per due cose. Primo, che non si poteva accedere alle ferrovie. Ne siete accorti che i treni non funzionavano, ma andava bene 5 treni al giorno. I primi servizi di autobus costavano uno sproposito, per darvi un'idea, un quotidiano costava 3 lire
che il costo dell'autobus della Granata di Piagione, fine 45 per Firenze, 100 lire sull'andata. Quindi equivalrebbe oggi a 50 euro. Indietro sull'andata di Firenze. Questa parte qui è una cosa che si esce un po' dal comune e noi siamo un po' ai margini di questa cosa, era lo smercio di quello che veniva rubato a Livorno. A Livorno da ottobre del 44 dove arrivò le prime navi a inizi del 45 cominciarono a scaricare praticamente quasi tutto a Livorno. Dall'aprile del 45 in avanti, maggio 45, a Napoli non scaricarono proprio niente, veniva scaricato di tutto. Ora c'era a Livorno venne un'altra cosa che avvenne a Livorno, strana, che venne aggiunta, c'era una divisione americana di neri, che la divisione Buffalo, che essendo tutti volontari venne sbandata per ultima. Cioè il nero dell'esercito americano faceva quello che faceva nella vita civile, faceva il segno. Gli americani con la segregazione razziale ritenevano che se te eri nero non potevi andare a fronte. La regola generale era questa. Facevi quello che, cioè mandavi il camion, andavi l'ambulanza, però non sparavi, difficilmente sparavi. I giapponesi nemmeno quello, stavano nei campi di concentramento, perché ne avevano paura. Negli Stati Uniti è una democrazia, quindi nel Parlamento c'è sempre stata una serie di rompi corbelli, da noi, dal 1800, Felice Cavallotti a Pannella, negli Stati Uniti c'era anche quello, e riuscirono a mandare due divisioni, di una di neri, formata tutta da neri, una formata tutta da giapponesi, a combattimento. E combatterono in Italia perché era un fronte secondario, non volevano che combattessero su un fronte principale, come il Pacifico o la Francia, invece no. Quindi combatterono in questa zona. Siccome i giapponesi non erano volontari, vennero mandati in Italia semplicemente per un problema organizzativo, non volevano che se fossero nel Pacifico i giapponesi li tagliassero la testa perché li consideravano traditori. Invece i neri erano tutti volontari, quindi vennero sbandati per ultimi e li tennero in Toscana fino al 48, inizio 48. Questo qui venne fuori a Livorno e a Livorno successe un enorme fenomeno di prostituzione e di furti collegato a tutta questa distribuzione di gomme e altre amenità che venivano fuori dal campo americano. Livorno era il cosiddetto paradiso nero e ci furono due film che io non ho trovato immagini, non si trova quasi niente, ho trovato solo le immagini dell'immediato dopoguerra, che queste sono 1200 jeep senza nemmeno una gomma, perché le avevano portate via tutte, vendute in qualche maniera, ce n'erano 5, 1200, ma erano vendute tutte a rottame, senza gomme, al campo ARA a Livorno. ARA sta per azienda di rilievo, alienazione dei residuati bellici, e vendevano di tutto, c'è la Biblioteca Nazionale a Firenze, c'è il bollettino, era come gli atti giudiziari, c'è il bollettino dell'atto giudiziario, il bollettino ARA, e cui uno poteva scegliere le cose che gli interessava, si presentava al campo e faceva l'acquisto. C'è di tutto. Queste sono le cinque che mi hanno portate via, notate anche qui non c'era i gomiti, c'era solo cerchioni. E questa è la prostituzione che venne fuori. Era aggravata da due fatti. Il primo, che mentre in Toscana, la Toscana venne restituita nel maggio del 45, venne restituita allo Stato italiano. Tutti gli effetti, Livorno e Pisa no, i comuni di Livorno e Pisa rimasero sotto amministrazione MG fino quasi tutto il 46. Quindi lì i carabinieri non avevano tanta possibilità di intervenire e la seconda fase in cui venne aggravata fu il fatto che gli americani non volevano che si intervenissero. Ecco, ci sono due cose.
cosa, perché ci sono gli archivi comunali, a volte anche esattamente di piccoli, ci sono ricevute di ritorno dei fogli di via. Fogli di via. I carcerati quando escono di galera e quando si sente dire oggi lo espulsano, eccetera, in realtà ti viene dato un foglio in cui c'è scritto da consegnare al comune per dimostrare che te tu sei davvero rientrato. E ci sono di qualche donna, c'è, è un po', ovviamente non mi farò, però ci sono. È una cosa veramente sì, ma i figlioli sono ancora lì. A livello nazionale, perché a Livorno si faceva commercio di qualsiasi cosa, anche di dollari gialli. Dollari gialli venivano scambiati a un decimo del valore del dollaro, però viene detto anche questo. E questa parte ci sono due film che ne parlano. Io, uno dei due, il più vecchio, si chiama Tombolo Paradiso Nero, venne fatto da una serie di persone, con tutto il rispetto, di persone raccattate, erano, il regista era un magistrato che si era dato all'arte anni prima, erano l'interprete principale Fabrizi, tutti gli altri sono attori presi per strada o quasi. E poi direi? Venne fatto, venne girato quasi tutto a Viareggio, perché gli americani non volevano che si girasse in zona, e tranne alcune zone, tranne alcune parti dell'inizio, che si può vedere come era grande il campo americano. Ecco, era una cosa talmente grossa che se ne parlava davvero su tutti i giornali, era, diciamo, così famosa. Per darvi l'idea di quanto poteva essere grande il fenomeno, è che il padiglione quinto dell'ospedale di Livorno, che era ginecologia, fino al 43 dimetteva 200 donne all'anno. Tra il 45 e il 47 passò a 4.000 e poi scese a 250. Questo sono l'ordine di grandezza del fenomeno, eh? Ora, se volete vederlo, c'ho il pezzettino di ingresso del film e io chiudo, perché così vi lascio alla... L'anno dopo questo film ebbe un discreto successo, nonostante che venisse fatto, non c'è l'audio però, ebbe un discreto successo, e l'anno dopo fece un film con attori di grido, fatto da Carlo Conti, si chiama Senza Pietà, non ebbe un grande successo commerciale, semplicemente perché il campo era chiuso, aveva appena chiuso e quindi non se ne parlò più. Ora, vedete che tra i sceneggiatori c'è addirittura Montanelli, che non aveva scritto le battute, ha dato l'idea della trama sicuramente, e l'attore nero, che si chiama Fritz Miller, era davvero un soldato, e aveva un discreto successo poi anche a Cinecittà. Ora, per darvi l'idea di quanto fossero grandi, chi è che avete presente come il campo americano a Tombolo, no? E sulla sinistra dell'Aurelia del Livorno a Pisa. Ecco, ora, quello che vedete, le scene sono la parte destra. E per più di 2 chilometri si vede il campo americano. Di continuo. Arrivava fino a Coltano. Se sapete dove è Coltano, quel quadro praticamente in fondo alla pista dell'aeroporto. Sì, questo è il quadro preso, poi parlo qualcuno, non so. Ecco, questo è il porto di Livorno, come sono scene prese così. E
faceva rendere praticamente impossibile scaricare. Questi sono gli americani. Ora guardate un secondo queste scene, roba da mangiare e gomme dal chilometro 317 dell'Aurelia, questa è la parte destra dove ci sono campi, a chilometro 319 spiccioli dell'Aurelia. Queste purtroppo sono le uniche immagini che ci sono. Io ho provato a cercare, anche gli americani hanno buttato via tutto, non hanno disegni, non hanno idea di quanto. Ecco, vedete scritto in tedesco, questa invece è l'altra parte, la parte attuale, dice. È scritto in tedesco semplicemente perché gli americani, andando via, avevano lasciato una balanza prigionieri tedeschi. Questa è la situazione di com'è, questo è il GMC, gli avvocati che avevano, sono proprio più simponi. E questo è che famoso, comincia il film. Il film è molto interessante per un'altra cosa, questo è Fabrizi, che Fabrizi è un poliziotto che è stato buttato fuori dalla polizia perché, diciamo, tutti i poliziotti considerati come fascisti, quindi venivano estromessi dalla polizia, dagli americani. Finisce a fare la guardia giurata, la guardia giurata, in un magazzino. E nata della, si ritrova tra la moglie morta nel bombardamento di Civitavecchia e la figlia che poi se la trova lì tra le varie prostitute. Ecco. Questa è un po' tutta la storia, però è la storia dell'Italia, quella lì. E basta, ecco, io ho finito, spero di non avervi annoiato, spero che avete detto qualcosa che forse non nessuno magari sapeva. Se qualcuno ha delle domande può farle tranquillamente, non ho nessun problema. Quello è quell'altro pezzo.